Deborah, ecco, il complimento più bello che ti possono fare. Intanto uno che precede questo è il complimento, è, l'ho letto in un attimo. Quindi, questo è il più bel complimento che ti possono fare. L'ho iniziato, l'ho finito. E soprattutto che bei momenti di svago mi hai regalato. Io la penso così, tu cosa ne pensi, Cristina? Naturalmente no. Figurati, ne c'è mancherebbe. Un argomento su cui siamo d'accordo. Nel senso che, allora, per me un romanzo non deve necessariamente essere di svago. Cioè, la letteratura, anche se è un paroloneone, è come un immenso buffet. Quindi c'è tutto. C'è lo svago, c'è l'eros, c'è il sanatos per fare la colta, c'è il giardinaggio, cioè c'è quello che, di cui in quel momento è come aprire un armadio, oggi cosa mi metto, oggi cosa leggo, oggi che musica ascolto, no? C'è il giorno che io mi sveglio profondamente barocca e il giorno dopo mi metto un CD del mio amico Enrico Rava, quindi che non siamo parenti ma siamo amici, sono amici, quasi parenti. E quindi è la volubilità del piacere, del gusto. Io faccio, cito un esempio perché ne ho parlato prima. Uno dei pochi romanzi non con Kurt Wallander di Henry Mankell è stato Nel cuore profondo. È un romanzo ambientato nella Svezia della Prima Guerra Mondiale, dove si racconta una storia nerissima che si svolge in parte a Stoccolma, dove c'è il quartier generale della Marina Militare, e in parte in un'isoletta sperduta in un fiordo dove vive una donna in condizioni di vita semisilvana, semiprimordiale, molto affascinante, con un gatto, una pescatrice bionda, l'ho immaginata un po' tipo vichinga, e lui, il protagonista, è un batimetrista. Il batimetrista era quello che oggi è il sonar. Cioè era un signore che con una barchetta veniva calato dalla nave e tricchetricchetricche con i suoi remini aveva un cordino con dei piombi, un piombo ogni metro, misurava e faceva le carte profondimetriche, batimetriche dei fondali, che là con fiordi, isolette varie è fondamentale non correre il rischio di finire su una secca. Quel romanzo io lo cito spesso, la figura di questo batimetrista, che è una figura cupa, proprio di quel bel nordico alla film di Bergman, no? Non mi ha svagato proprio per un tubo, non mi ha divertito per niente, l'ho divorato in un attimo, ma è stata una pietra fondamentale della mia crescita, perché lo scrittore è un batimetrista. Ecco, quindi credo che non solo la letteratura debba svagare, ma debba aprire porte. Un altro esempio, io sono una fan, come tu di Simenon, io la sono di Jean Le Carré, perché anche Jean Le Carré va oltre l'intrigo internazionale, ma scolpisce delle figure di una miseria o di una intelligenza sottile e latentemente perfida, strateghi, scacchisti dell'esistenza. Quindi non solo quello che è lieve aiuta. Tante volte l'eredità è quello che ti rimane nella rete dopo averla trascinata con tanta fatica. Beccati questa. Visto che ospite che ti ho portato. Capito, tentato. Visto che ospite che l'ho portato. Hai capito? Eh? E penso che non ha portato niente. Niente. No, ma non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. Se portava qualche cosa... Lo scrittore batimetrista era preparato anche quella. Ma dai. Perché questa figura mi ha talmente colpito che l'ho zappettata a tutti. Io credo di aver fatto, di essere stata una che ha fatto salire le vendite di Nel cuore profondo, perché se no non lo comprava nessuno. Perché è un libro di un deprimente terribile, però c'è questa perla. Allora ti faccio un'altra domanda, vediamo come. Sì, poi te ne faccio una anch'io. Sì, poi fammi una domanda. Allora, quanti libri brutti bisogna aver letto per imparare a scrivere bene? Perché io ritengo. Hai ragione. Ecco, su questo sono perfettamente d'accordo. Io ritengo, quando dicevo prima che l'80% dei libri che compro mi stufano, io li butto poi perché non riesco a leggerli. Anch'io. Però mi insegnano. Perché quando tu poi ti metti a scrivere un libro, dici, non devo fare quell'errore lì, che parti in un modo, dopo 30 pagine, quello che pensavi fosse un giallo è diventato una cosa di esoterismo. Completamente diverso. Ha tradito il patto con il lettore. Non devo fare quell'errore lì, oppure non devo fare quell'errore di scrivere un capitolo troppo lungo perché poi il lettore sa no. Quindi leggere è tanto...
e soprattutto libri che poi non ti dicono niente, è fondamentale secondo me per imparare un bagaglio, sì, di per imparare a scrivere. E alla nostra età, con tutto quel che è stato scritto e col fatto che a 50 anni ce n'hai meno davanti di quelli che hai dietro, quindi il tempo diventa più prezioso, non ci possiamo permettere di perdere tempo in delle boiate. Esatto. È vero? È vero, è vero. Ecco. Diciamo che dopo una certa età... E la boiata la riconosci anche prima. Perché è vietato scrivere boiate. No, per amor di Dio, è vietato leggerle, perché scriverle c'è pieno di gente che scrive boiate, e di tutte le età. Cercare di non scriverle è quello senz'altro, ecco, metterci il massimo dell'impegno possibile per non scriverne. Qui affronterei un altro tema, che spesso le boiate poi diventano dei successi internazionali, ma no, siamo non, in televisione, non andiamo in pelagarci. Non voglio impelagarmi, perché poi sarebbe brutto fare nomi. Poi. No, ne parlavamo prima che iniziasse la trasmissione, e quando il... La risposta dell'editore è: ma quello vende, sì, però poi tu senti, parli con 10 persone, 10 ti dicono: mamma mia, quel libro lì che brutto. Ecco, io penso che il patto col lettore di cui parlava prima Cristina preveda anche l'onestà del, tu devi scrivere una cosa che tutto sommato, di cui tutto sommato non ti puoi vergognare, ecco, dici: guarda, io questo ho dato, questo è quello che so fare. Non seguire necessariamente il mercato, perché in quel momento scrivere vende, per il mercato, perché no, in quel scrivere per il mercato, no, ma l'editore è costretto a seguire il mercato, perché sennò chiude la baracca, quello che dicevamo prima. Sì, però non quindi... necessariamente si devono fare libri con lo stampino. No, ma si può anche fare un lavoro di qualità che piaccia a tante persone. Cioè, io credo che il fine debba essere quello di lavorare bene, nello stesso tempo di non scrivere un libro per adepti, cioè per quei quattro amici e basta. Quindi di rivolgere un messaggio che sia accessibile, comprensibile e condivisibile. E scritto bene. Poi, se non piaci, amen, tu ce l'hai messa tutta. In questo senso, onestà. In questo senso, quello che dicevo. Però io capisco anche l'editore che dall'altra parte può dire: sì, tu sei stato onesto, ma figliolo, questo me lo comprano in quattro. E ti dice di no. Io mi sono sentita dire di no, non è che la mia vita è costellata di fiori. Lo sai che anche Proust era stato rifiutato? Ma alla ricerca del tempo perduto è stato rifiutato da un sacco di editori, poi lui se l'è pubblicato a pagamento. Anche Svevo, anche Tommaso di Lampedusa. Sì, Tommaso di Lampedusa è stato pubblicato postumo, non ha nemmeno avuto la gioia. Questo è il mio libro. No, così. Non ha nemmeno avuto la gioia di vedere. Fermo e fai rumore. L'ho fatta apposta. Io non sono senza libri. No, dai, speriamo di essere stati. Quanto dura ancora la trasmissione, Piero? Quanto abbiamo bisogno che duri? Se riteniamo di aver esaurito. Sì, io direi di sì, perché non possiamo logorare. È stato piacevole, a noi piace fare queste chiacchierate, certo, così sul noir in genere. Allora io però non ti ho fatto la domanda. Sì, fammi la domanda. Se tu non ti fossi scoperto un talento scrittorio o comunque un grande desiderio di comunicare attraverso la scrittura e potessi schiacciare un pomello, cosa vorresti rinascere? Il mio gatto. Benissimo, anch'io. Fa niente. Bene, tutto il mi giorno. Mi pare che questa sia una bella battuta di due personaggi che sanno scrivere, hanno scritto, e che io gli auguro di andare avanti così e passare i momenti magari un po', che sono un po' momenti anche generali, dovuti anche a determinate situazioni di crisi, che vanno poi a ripetersi logicamente con gli editori, che cominciano a fare un po' più di conti di una volta. Allora vanno a guardare il pelo e compagnia bella. Perciò io mi auguro che Roberto Centazzo... Io prenoto già Roberto Centazzo, non so ancora Cristina. Dove, ma per presentare il mio prossimo. Ah, sì, grazie. Vabbè, io posso dire che poi se volete potete avere anche la possibilità di tornare qui da noi, perché grazie. Queste cose siamo aperti, Roberto lo sa, è già stato più di una volta qui da noi per motivi di cosa. Certo che ha sempre portato un po' di libri, non hanno preteso che uno conoscesse Bartolomeo Rebardengo
Ma io non l'ho preteso, io proprio me li sono dimenticati. O Ardeglia Spinola, così, sulla fiducia. Qui Roberto ha portato delle cose tangibili. Vabbè, dai, l'abbiamo già abbastanza bastonata. Non voglio bastonarla, io mi auguro che Cristina Rava la prossima volta che verrà da noi ci dia la gioia di vedere. Presentiamo in anteprima il suo prossimo che esce il 29 maggio. E lo presenterò perché accidentalmente avevo una presentazione che sarebbe stata una chiacchierata e basta, perché il libro precedente era già conosciuto, Un mare di silenzio, il prossimo non avevo ancora la data di uscita, per cui mi avevano organizzato una presentazione a Pietraligure il 29, che ci sei anche tu a Pietraligure prima. Io ci sono il 22. Ecco, la settimana prima. Io ci sono il 29 e poi sono venuta a sapere che il 29 esce in tutta Italia il mio libro. A quel punto lì sono stati carini su a Milano, perché ne forniranno proprio da averli quel giorno lì. Materialmente. Quindi, materialmente il 29 è in corso di presentazione. Per cui la prima è a Pietraligure. Bene. La prima Ligure è a Pietraligure. Cosa presenteremo? Dopo il nero della notte. Dopo il nero della notte. È un titolo un po' strano, bello, ma nel romanzo bello. Si capisce cosa vuol dire. Bene. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti voi, Piero. Grazie ai telespettatori che ci hanno accolto i nostri blatteramenti, come dico io. In regia applaudono. Sentito? Grazie. Non prima applaudono, perché chiaramente questa sera insomma siete due personaggi di tutto interesse che noi abbiamo appunto ricevuto qui con grande è sempre un piacere venire sì, a trovare. Ecco, sappiate che Televalanza è aperta per questo. Grazie a voi ancora. Buonasera a tutti. Grazie telespettatori, e ci vediamo poi giovedì prossimo con un altro tema, e spero di avere anche un momentino più di voce. Scusate ancora, buonanotte e arrivederci. Ciao.